Quando vi schiaffano dentro perché vi trovano un po' di marijuana, ecco, allora voi altri diventate rivoluzionari. Ma è quando ti spaccano la testa, quando ti sfondano la porta a calci, quando ti impediscono di vivere, di andare a scuola, di trovare un lavoro, è allora che diventi un rivoluzionario. Ecco, ecco perché voi altri dite che noi negri viviamo in un'altra... Tu stai parlando? Tu stai parlando a degli studenti bianchi. Io credo che capiamo, sì. Visi naturali ispirano simpatia con sguardi limpidi, innocenti, persi in contemplazione di cieli lontani. Ma d'improvviso esplode la dimensione pagana quando la società dei consumi, pur di vendere, sfrutta fino in fondo il sesso, mettendo in crisi la famiglia tradizionale. È la rivoluzione, la rivincita dopo l'oppressione. La donna scopre la propria condizione alienata. Ti andrebbe di sposarti? Con chi? Con me. Perché io pensavo sto per avere un bambino. Se tu fossi sposato, non andresti più nell'esercito perché loro non ti prenderebbero. La gente sposata non la prendono. E poi c'è anche il bambino. Che anno è stato? Il piano del governo di indebolirci è fallito in modo spettacolare. Infatti un recente sondaggio dice che in caso di elezione il 92% degli inglesi voterebbe per i pirati piuttosto che per il governo. Ecco perché. Sono desolato, signor. Ma no, Pirlot. La battaglia delle pubbliche relazioni è persa, ma vinceremo noi la guerra. Come on.